Franco Scano, allenatore dell'Auras. Avete pareggiato due pari qua in casa col Portorotondo, ma avete pensato anche di vincerle e poi avete rischiato di perderle. Con la partita che abbiamo fatto il primo tempo, il primo quarto d'ora, potevamo essere già in svantaggio 2-0. In occasione hanno avuto dopo, siamo assestati un pochettino, non abbiamo rischiato più di tanto, abbiamo fatto la partita, anche se a ultimo, in 10 veniva male anche recuperare la partita. Ci siamo riusciti dopo che ci abbiamo messo un pochettino di cuore. Ecco, sull'1-0 comunque sembrava comunque la parete in mano, poi vabbè, c'è stata la sfortunata deviazione di Abdi e poi vabbè, un'altra siete andati, diciamo, potevate... Nel momento migliore nostro, diciamo, sull'1-0, sì. Che potevamo anche non chiudere, ma passare sul 2-0 con il ragazzo. Stavamo facendo noi la partita, nel momento migliore abbiamo preso l'1-1, rientro negli spogliatoi, l'abbiamo anche detto, giocando con la stessa intensità, la stessa grinta che ci abbiamo messo il primo tempo, potevamo prendere e fare il risultato, un risultato positivo, quello che è avvenuto anche con le difficoltà, rimanere in 10 a 20 minuti dalla fine e recuperare una partita così è anche il carattere dimostrativo. Ecco, sicuramente con l'uomo in meno avete appunto sopperito a questa mancanza, con questa voglia, il pareggio alla fine è meritato e tra l'altro sul due pari qualche contropiede con Fraschini rischiavate anche di fare il colpaccio. Di fare il colpaccio, sì, esattamente. Lì, con la voglia, la determinazione che hanno avuto sul 2-1, ci abbiamo messo la voglia proprio di fare il risultato. Franco Scano che è mancato in panchina, la squalifica ha lasciato fuori, come si vive da in poi che... margini e come avviene il collegamento con la panchina un po' per vedere. Allora, per il discorso della squalifica adesso è l'ultima giornata che devo scontare, grazie anche a Renato Marino in questo caso che sta rimanendo fuori anche per scelta tecnica per il discorso dei fuori quota, mi sta dando una mano e abbiamo comunicato diversamente. Già un accordo dei cambi che abbiamo fatto, l'accordo che avevamo già preso, ci siamo sentiti così, abbiamo cercato con i cambi, abbiamo riadattato una partita che sembrava... Ecco, con uno di questi cambi avete buttato dentro Andreoli, però è durata la partita un minuto e lì con lo svantaggio rischiavate di perdere. Sì, abbiamo rischiato tirando fuori, mettendo una linea difensiva dei ragazzi di fuori quota, mettendo dentro Ciaffia in questo caso, lasciando con i quattro dietro, i tre in mezzo, e Ciaffia e Fraschini cercare di anche rischiare di prendere il terzo gol, ma per fortuna anche. Diciamo che date continuità ai risultati, domenica avete vinto battendo il Tonara a prima classifica, quel risultato che cercavate per dare un po' la svolta al vostro campionato. Il risultato di domenica è stato meritatissimo, a parte i fatti che sono successi fuori, che dopo come sto dicendo non hanno niente a che fare per quanto riguarda la partita. Si evidenzia anche tre ammunizioni che sono state fatte, la partita è stata corretta, vinta meritatamente anche se non è stata omologata, e con questo pareggio di continuità quello che ci mancava all'inizio del campionato. Che campionato vuol fare l'Auras Matricola? Bisogna dare il tempo ai ragazzi, bisogna dare il tempo perché i ragazzi l'anno scorso giocavamo con un ragazzo, quest'anno sono quattro ragazzi, qualcuno che deve rimanere fuori in panchina, però bisogna dare il tempo un pochettino di assestarci e fare un bel campionato, niente di medio-alta classifica. Niente di... Ecco, giovedì subito in campo, Scano in panchina. Che gara vi aspettate, che gara farete? Stessa gara che abbiamo fatto con il Tonara, con la stessa grinta, intensità e voglia di vincere, quello che ci chiede la società, non ci chiede altro. I risultati che abbiamo ad Orgali, che abbiamo fatto con il Valledore, non si devono ripetere. Si può perdere, ma con la voglia di lottare sino al 90.
Va bene, ringraziamo Franco Scanu, in bocca al lupo per il campionato, complimenti per la bella rimonta finale di oggi. La ringrazio.